Buongiorno, siamo con la professoressa Somma, docente di archeologia medievale all'Università di Chieti. Ormai è il terzo anno che i suoi studenti si impegnano nei lavori qui negli scavi di San Vito. Le volevo chiedere quali sono i risultati dell'ultimo anno di attività. Allora, i risultati sono risultati incoraggianti e che in parte, diciamo, hanno confermato il lavoro degli scorsi anni, quindi, diciamo, siamo riusciti finalmente a mettere in luce l'intero perimetro perlomeno del complesso, che è un complesso molto vasto, appunto intorno a un migliaio di metri quadrati, grosso modo, ma probabilmente si estendeva anche oltre quest'area. E abbiamo d'altra parte continuato a scavare l'area funeraria, che era, diciamo, stata in parte evidenziata già lo scorso anno, ampliando, diciamo, il numero degli inumati che abbiamo potuto recuperare, che quindi poi andranno studiati per conoscere un po' meglio in dettaglio proprio l'attività e la qualità della comunità che viveva questo sito, insomma, nel XIII secolo, XIII-XIV secolo. Per quanto riguarda la struttura, La struttura, purtroppo, diciamo, quello che è rimasto conservato è che purtroppo qui l'area è stata soggetta ai lavori agricoli, a sbancamenti, quindi questo ha portato all'asportazione quasi integrale delle strutture in elevato, quindi noi ci troviamo a dover fare i conti con le fondazioni, con lo spiccato di fondazione di questo complesso e quindi, diciamo, abbiamo quelle che probabilmente erano, dico forse in maniera impropria, muri di cinta o comunque le strutture che delimitavano il complesso, dandogli forse anche un aspetto abbastanza fortificato, tra virgolette, perché sono muri di una certa consistenza, realizzati oltretutto tutti in ciottoli di fiume che probabilmente venivano reperiti qui vicino nel Trigno, quindi diciamo con una asportazione e trasporto da area molto prossima. Sono muri, fondazioni realizzate anche con l'impiego di una buona malta tenace che serviva, diciamo, a tenere insieme questi sassi fluviali e quindi anche una struttura molto consistente che presuppone quindi anche degli alzati, come noi archeologi spesso riusciamo a dedurre, di una certa importanza. Quindi il complesso architettonicamente doveva essere abbastanza complesso e anche monumentale, diciamo, nel suo aspetto. Siamo col sindaco Gabriele Marchese. La collaborazione con l'Università Gabriele D'Annunzio è stata sia proficua che molto importante. Sì, io voglio ringraziare la professoressa Somma e tutti gli studenti che per il terzo anno consecutivo stanno qui scavando, riportando alla luce una vecchia abbazia, un vecchio monastero che darà lustro a questa nostra città in maniera ulteriore, che cerca di riscoprire la storia e l'identità di questa nostra comunità. Io dico questo, che anche nei momenti di grande difficoltà economica cerchiamo di far funzionare il cervello e ringrazio l'Università e la Soprintendenza Archeologica per la grande disponibilità che hanno dato a lavorare per far sì che questa nostra comunità possa continuare ad affermarsi sul piano culturale.